A tutti, ovviamente, il mio compiacimento per questa proposizione di un forum dove vanno discussi tutti i problemi degli allevatori e dove vanno trovate le giuste soluzioni per far riprendere il settore, no? Nell'ambito delle produzioni e anche delle certezze scientifiche. Ovviamente sappiamo bene che il forum non deve essere solamente un elemento di discussione, ma anche di verifica di quelle che sono le risultanze dei lavori scientifici sul territorio. Sono prodotti in tutto il mondo, anche in Italia, tantissimi lavori scientifici, ma poi vediamo che nella pratica servono poco in alcuni casi e non sono per nulla vere le risultanze. Quindi l'allevatore deve essere il primo giudice di quelle ricerche che vengono fatte per risolvere i propri problemi. Ma l'allevatore deve essere anche libero nelle produzioni. Lo Stato deve allontanare le sue mani dall'allevatore, deve creare le regole e gli allevatori, nel rispetto delle regole, possono condurre i propri opifici. E allora, perché continuamente i controlli sulle brucellosi, perché gli abbattimenti? Gli allevatori, se hanno le regole, possono fare da soli, così anche i controlli, così tante operazioni che in effetti richiedono nell'ambito delle giornaliere conduzioni degli allevamenti. Ma permettetemi una riflessione. Io il professore Lucisani non lo conosco, però ne ho sentito tanto parlare bene e io gli porto la mia stima perché ho ascoltato l'eco delle persone che si sono servite e hanno risolto. Ma qui c'è un grande dimenticato e lo dobbiamo tutti comprendere. Il professore Giovanni De Franciscis. Il professore Giovanni De Franciscis è stato l'autore di tutti questi, associazioni, organizzazioni a beneficio del bufalo. Lo stesso Carditello è stato lui il promotore della restaurazione del sito. E quindi, il professor Lucisani, io sono convinto che è una bravissima persona, però ogni tanto una parola così di merito a questo grande professore De Franciscis, docente della facoltà di medicina veterinaria, che ha creato tutto della bufala campana, ogni cosa. E bisogna anche ricordarselo e porlo come memoria e a sua lode e a suo onore. Dunque, scusatemi, porto anche le scuse di Lino Martone, il quale purtroppo per motivi di salute è dovuto andare via, e ho detto diglielo tu all'Assemblea. Grazie.